Buonasera dal TG6. In apertura parliamo dell'incontro avvenuto a Roma ieri tra il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e il premier Gentiloni. La richiesta avanzata dal governatore d'Abruzzo, quella di nuovi fondi e soprattutto dell'ampliamento del cratere sismico per la nostra regione. Paolo Renzetti. Nuovi fondi per l'Abruzzo per far fronte all'emergenza della forte ondata di maltempo dello scorso gennaio e ampliamento del cratere sismico a causa delle frane che stanno ancora interessando alcune zone della nostra regione oltre alle scosse di terremoto degli scorsi mesi. Questi risultati ottenuti dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso dopo l'incontro avuto ieri a Roma con il Premier Paolo Gentiloni. Tutto questo grazie all'adozione di una norma ad hoc per l'Abruzzo. Un'ordinanza ad hoc che dà 90 giorni per la quantificazione dei danni e anche per la loro qualificazione. Un'ordinanza che prende a bersaglio i problemi che si sono verificati in ordine al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e anche alle attività economiche e commerciali. Accanto all'ordinanza ho riferito oggi anche dei colloqui col Presidente Gentiloni e del fatto che ho rappresentato con adeguatezza. La necessità dell'evoluzione del cratere sismico per fare in modo che si ricomprendano anche i nuovi problemi intervenuti dopo il 18 di gennaio. Ho posto il problema dei danni indiretti e ho trovato disponibilità non solo ad esaminare. E ho posto il problema per quanto riguarda un piano dedicato circa la viabilità minore in Abruzzo e ho trovato non solo interesse, ma adesione. E poi ho posto un problema per quanto riguarda un piano dedicato per l'aiuto al settore agricolo. E poi ancora una questione riguardante le piccolissime imprese del commercio e del turismo nei piccoli comuni di questa parte di Appennino che concerne l'Abruzzo. E poi abbiamo già incassato ieri sera il consenso per avere 35 unità in più in aiuto dei comuni che sono stati danneggiati. Ci saranno due unità in più per ogni comune. Due unità per la provincia di Teramo, una per la provincia di Pescara ed una per la provincia dell'Aquila. L'evoluzione del cratere riguarderà l'Alto Aterno, questo è quello che io ho chiesto e sul quale ho avuto anche una forte attenzione, riguarderà naturalmente la montagna e la collina teramana e riguarderà anche ciò che più è stato danneggiato della provincia di Pescara. Prosegue la frana che ha interessato la frazione di Ponzano di Civitella del Tronto, 40 ettari di collina che continuano a franare, nuovi crolli anche questa notte e nella giornata di oggi il sindaco Cristina Di Pietro ha incontrato i massimi rappresentanti della protezione civile nazionale, il servizio di Tania Bonici Castelli. Ancora crolli durante la notte a Ponzano di Civitella del Tronto. La frana di 40 ettari di collina non si arresta e tecnicamente non si riesce a trovare una soluzione per fermare questa distruzione inesorabile. Ad oggi sono 33 le abitazioni sgomberate e 125 le persone fuori casa con la prospettiva di non rientrare più. Il sindaco Cristina Di Pietro sta incontrando i responsabili della protezione civile nazionale per tentare di salvare ciò che resta dell'abitato più in alto di Ponzano. Le le immagini shock di questa frazione di civitella del tronto che scivola a valle stanno facendo il giro del mondo. Lo strazio degli abitanti costretti a lasciare ogni cosa e ad evacuare in poche ore è una stretta al cuore per tutti. Ora c'è bisogno di fondi immediati, grida da giorni il sindaco Di Pietro, lo Stato deve intervenire. Non possiamo permettere che un intero paese venga inghiottito da una frana e noi immobili a guardare. Intanto il movimento franoso a Ponzano è in rapida evoluzione, gli esperti ritengono Opportuno aspettare. A causa del maltempo del mese di gennaio una frana ha interrotto un tratto della strada provinciale 20 che collega Pianella all'oreto a Prutino e a distanza di 40 giorni ancora nessun intervento da parte della provincia. Intervenire Forza Italia che chiede che venga immediatamente ripristinata l'asse viario. Il servizio. Lorenzo Sospiri, capogruppo di Forza Italia in Regione, questa la, la strada provinciale 20 che collega Loreto Pontino a Pianella, è una priorità. Sì, insomma c'è tutta la vallata del Tavo che è tagliata fuori da qualsiasi tipo di collegamento con le altre parti della provincia e della regione. La cosa che ci spaventa è che dopo 40 giorni di richieste ad oggi non siamo ancora riusciti ad ottenere neanche il sopralluogo della provincia. Se andiamo di questi passo metteremo non solo i cittadini in un'esasperazione perché per fare qualsiasi cosa devono fare tutto il giro della provincia di Pescara, ma soprattutto metteremo ancora le imprese in ginocchio. Non è possibile, il danno è importante, c'è, cioè, ma credo risolvibile comunque. Abbiamo offerto anche delle soluzioni alternative per bypassare la, la, la frana e le frane e rimettere eh, in funzionalità la circolazione. Quali sono secondo voi gli interventi urgenti di cui ha bisogno questa strada? Ma innanzitutto censirla come tale, cioè una strada che ha pesanti azioni di stessito geologico. E dopodiché eh, mettere in sicurezza le frane, nel frattempo creare una viabilità alternativa che ha alle nostre spalle su una strada comunale che va sistemata per questo e riaprire la strada per dare respiro ai residenti, a tutti i cittadini della Valtavo, dell'area Vestina e alle imprese. Purtroppo non si vede alcuna iniziativa degna di nota per nemmeno iniziare ad affrontare questo problema. Siamo davvero preoccupatissimi. Questa non è una questione che riguarda i residenti o eh, il centro. Centro storico di un comune. Questa è un'arteria che dà Possibilità all'economia di gran parte della provincia di Pescara di sopravvivere perché qui tutto il comparto edilizio e delle cave della Valtavo eh, utilizza questa arteria, lo utilizzava ahimè per eh, approvvigionare le imprese edili dell'entroterra, eh, è l'arteria che collega con Chieti, con l'ospedale, con l'università. Non eh, avere da parte dei livelli di governo superiori la percezione del eh, disastro dal punto di vista socio economico che la perdurante chiusura di questa arteria provoca alla provincia di Pescara è davvero inaccettabile ed inammissibile. E sul tema del terremoto oggi è arrivata la notizia di una nuova nomina proprio portata avanti dalla regione Abruzzo. La giunta regionale su proposta del presidente D'Alfonso e sulla base dell'istruttoria favorevole resa dagli uffici competenti ha conferito all'ingegner Marcello D'Alberto l'incarico di direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 con sede a Teramo. D'Alberto, 45 anni dirigente dell'ufficio tecnico ed urbanistica al comune di Pineto, avrà un incarico della durata di tre anni Ora invece torniamo a parlare dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di L'Aquila sugli appalti gestiti dalla Regione Abruzzo. Ha rigettato le accuse l'imprenditore Mauro Pellegrini, cotitolare dell'azienda di costruzioni Dipe, interrogato oggi all'Aquila nell'ambito della mega inchiesta della Procura su una serie di appalti della Regione Abruzzo. L'indagine ha fatto emergere finora 28 indagati noti negli otto fronti investigativi attualmente aperti, tra cui dirigenti e funzionari regionali, professionisti esterni, imprenditori il presidente Luciano D'Alfonso e anche gli assessori regionali Marinella Sclocco, Silvio Paolucci e Dino Pepe. Accompagnato dall'avvocato Massimo Carosi, Pellegrini ha risposto per circa un'ora alle domande degli inquirenti. Al termine, i due hanno fatto perdere le proprietà c'è cioè per evitare il contatto con i giornalisti. L'imprenditore, accusato di induzione in debita, è coinvolto nel filone legato alla gara per la ricostruzione di Palazzo Centi, sede della giunta regionale all'Aquila, seriamente danneggiata dal terremoto del 2009, accusato di aver affidato l'incarico della progettazione relativo all'appalto all'architetto Giancarlo Di Vincenzo in cambio dell'interessamento sull'esito della commessa da 13 milioni di euro nei confronti dei vertici regionali da parte dell'ex alto dirigente del MIBAC Tabruzzo, ora in pensione, Berardino Di Vincenzo. Padre di Giancarlo e consulente senza emolumenti del presidente della regione. Attualmente è sotto interrogatorio proprio Di Vincenzo assistito da Emilio Bafile. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Michele Renzo e dal sostituto Antonietta Picardi. Ora andiamo invece a farindola perché arriva un altro appello dal primo cittadino e quello rivolto al governo per la richiesta di essere inserito all'interno del cratere sismico. Una condizione necessaria secondo il sindaco Lacchetta per garantire il rilancio immediato di tutto il territorio. Vediamo. Sindaco Lacchetta, avete organizzato questo Consiglio Comunale Straordinario per far sì che il vostro Comune rientri dentro il cratere sismico? Sì, abbiamo richiesto, convocato questo Consiglio Straordinario d'urgenza per chiedere l'ingresso all'interno del cratere sismico affinché siano implementate tutte quelle progettorità necessarie per rilanciare la nostra area, a partire dalle infrastrutture principali, quindi viabilità, scuole e sanità, per arrivare poi al rilancio turistico del, del nostro territorio. Ieri siete stati a Roma, L'udienza del Papa, avete chiesto il suo, la sua visita per far sì che anche il popolo di Farindola abbia uno sprono in più per andare avanti. Sì, ho chiesto la Sua Santità di, di visitare il nostro territorio e di portare una parola di speranza alla nostra comunità. E speriamo riesca a venire e dare, a darci una benedizione divina. Nei giorni passati lei ha avanzato l'idea, l'ipotesi di chiedere la cassa integrazione per quelle persone, per quei ragazzi che adesso hanno perso il lavoro all'hotel Loterico Sì, è uno strumento che sarà ricompreso all'interno dei paesi del cratere sismico, quindi sarà sicuramente necessario trovare una cassa integrazione in Derego per avere un cuscinetto temporale per superare questa emergenza sia dal punto di vista economico ma anche e soprattutto emotivo per gente che ha visto perdere tutto con, con il dramma del l'hotel. Richiesta di inserimento nel cratere sismico anche da parte dei comuni di Pizzoli, Barete e Cagnano che domani si riuniranno in un consiglio congiunto. Germana Dorazio. Si svolgerà sabato 25 febbraio alle ore 17 nell'auditorium del Tosto di Pizzoli il Consiglio Comunale Congiunto dei Comuni di Pizzoli, Barete e Cagnano Amiterno con l'ordine del giorno 20 sismici 2016-2017 nell'area di emergenza dei territori comunali. Richiesta ingresso nel nuovo cratere. Il sindaco di Pizzoli, Gianni Anastasio, chiede aiuto allo Stato perché dopo le scosse del 18 gennaio, dice il primo cittadino, gli immobili sono stati fortemente danneggiati, le attività economiche economiche si sono bloccate e gli abitanti sono stremati. Anastasio chiama a raccolta tutti gli altri comuni limitrofi per garantire la continuità di fondi per la ricostruzione e per il sostegno alle economie. Abbiamo avuto una settimana intensa con riunioni e incontri. Fino ad oggi, dalle ultime notizie, una risoluzione votata all'unanimità dal Consiglio regionale sembra aprire la strada all'allargamento del cratere, ma ancora non basta. Dichiara così Graziano Santucci, consigliere del Comune di Cagnano. Finché non vedremo i nomi dei comuni scritti sul decreto, noi non molleremo un attimo e difenderemo il nostro territorio, dichiara Santucci. E la CGL di Teramo si riunisce per organizzare l'annunciata marcia su Roma che arriverà il 2 marzo prossimo. Le richieste sono quelle di sgravi fiscali e anche dell'inserimento all'interno del cratere sismico proprio per i danni del maltempo e del terremoto. L'annuncio è se non ascolteranno il governo non verrà incontro con tutte le richieste che produrremo, ci sarà un grande sciopero. Vediamo per la CGL Teramana il 2 marzo non sarà una marcia su Roma ma piuttosto una marcia per Teramo. Le richieste al governo saranno nette, sgravi fiscali, allargamento del cratere per danni sismici e da maltempo. E se questa iniziativa non basterà, il sindacato si dice pronto ad un clamoroso sciopero generale di tutto il territorio teramano, un giorno nel quale ogni tipo di attività commerciale, pubblica e privata si fermerà come segno di dolore. Intanto a Teramo a testimoniare la vicinanza all'organizzazione sindacale. Arriva la segretaria nazionale della CGL, Gianna Fracassi. Non è solo vicinanza, è un impegno molto concreto a partire dai rapporti che in, questo, in questi giorni, in queste settimane stiamo provando a mettere in campo, sia sul versante normativo, c'è un decreto, il terzo, che eh, fa, alcune, fa alcuni interventi importanti, per noi non sufficienti, e c'è oltre a questo anche l'intenzione di mettere in campo un progetto che parli non soltanto alla ricostruzione fisica, ma anche alla ricostruzione economica e sociale del territorio. Il governo risponderà in breve tempo, secondo lei? Il governo deve rispondere. Eh, su questo, come dire, si sono assunti la responsabilità tutte le più alte cariche dello Stato. Nel corso dell'incontro di odierno organizzato dalla CGL di Teramo è stata ricordata la grave perdita occupazionale che si è registrata in provincia. 8.000 posti di lavoro persi negli ultimi due anni e mille imprese in meno. Voi usate uno slogan libera il lavoro. Ecco, lei come lo libererebbe il lavoro in Abruzzo? Io credo che qui occorra fare un intervento di sistema sul versante della la ricostruzione economica. Eh, non sono sufficienti, non è sufficiente il patto per il sud, il patto per il mezzogiorno che nelle, nei mesi scorsi è stato messo in campo, qui c'è da fare molto di più. È necessario provare a costruire un progetto che tenga dentro tutte le problematiche delle aree interne del territorio, che sono peculiari, ma anche che provi a rilanciare, a partire dalle filiere produttive che ci sono, perché ovviamente queste devono essere difese e valorizzate, proprio a ricostruire un percorso economico. Servizio di pulizia dei mezzi di trasporto della società unica abruzzese Tua a delle ditte private. L'UGL denuncia un disastro che era già annunciato. Vediamo. L'affidamento dei servizi di pulizia a ditte esterne da parte della Tua finisce nel mirino del sindacato dell'UGL. Ne fanno le spese i lavoratori, che in taluni casi non percepiscono regolarmente lo stipendio se non pagato sotto forma di acconti, e gli utenti, perché i mezzi risultano sporchi. Bagni e mense lasciano a desiderare. Intanto perché l'appalto era stato vinto ad un massimo ribasso, come avviene purtroppo di consuetudine in, questo, in questi tempi, e 330 mila euro in meno rispetto a quello che eh, il sistema e quindi l'ARPA spendeva per il servizio ci sembrava nascondesse qualcosa. E adesso i fatti ci danno ragione. I lavoratori dovrebbero essere adibiti per 6 ore e 40 al giorno nel, nel, nei vari cantieri del servizio pubblico locale del trasporto. Invece lavorano 4 ore e 40 per le pulizie degli autobus e delle parti comuni e le altre 2,40 euro vengono mandati supermercati, altre aziende o oh, asilero a Marlena adesso è inutile fare l'elenco. quindi i soldi pubblici servono anche per fare altro, questa è una cosa che noi riteniamo gravissima e che la regione che detiene l'azionista di Tua dovrebbe attenzionare molto ma molto bene, noi lo diciamo da tempo e spesso invece dobbiamo dire che siamo inascoltati anche da parte della regione per cui noi abbiamo protestato ed io personalmente ho protestato vivacemente col Presidente della Regione quando l'UGL non viene chiamata al tavolo e soprattutto l'UGL Autoferro Tramvieri che purtroppo eh, non ha firmato il contratto di fusione. Quindi riteniamo che questo sia anche una sorta di dire non avete firmato, non vi chiamiamo. Chiediamo alla Regione appunto che l'azionista maggiore di TUA che ehm, una volta per tutte eh, attenzioni a questo problema e soprattutto vigili in maniera pesante sotto queste ditte. Riaperti da oggi gli impianti sciistici di Campo Imperatore, e da annunciarlo è il centro turistico della Gran Sasso SPA. Dopo il brusco stop del turismo montano a Campo Imperatore con la chiusura degli impianti sciistici nei giorni scorsi. Sono riaperti da oggi gli stessi impianti di campo imperatore in perfette condizioni di efficienza. A renderlo noto è il centro turistico del Gran Sasso che spiega che la decisione di chiudere la seggiovia Fontari per la revisione dei dispositivi di aggancio di alcune vetture è stata presa insieme al direttore d'esercizio per adeguare il servizio al massimo rispetto degli standard di sicurezza che la società deve garantire verso la clientela. L'intervento di manutenzione specifica il centro turistico, è stato effettuato e certificato dai tecnici qualificati che la ditta Leitner ha messo a disposizione del centro turistico in virtù della clausola del contratto sottoscritto per la sostituzione della seggiovia che prevede a carico della Leitner i lavori di manutenzione sul vecchio impianto. Quindi da questo weekend si potrà tornare a sciare a campo imperatore. Ed ora andiamo a Pescara dove sono in corso i lavori per eh, i lavori antiallagamento, portati proprio a termine a Viale Marconi e interrogarsi sull'utilità di questi lavori è l'associazione Pescara Mi Piace. Vediamo. Siamo all'incrocio tra Viale Marconi e Via Elettra, lavori antiallagamento. Fiorilli, cosa volete segnalare come associazione Mescara Mi Piace? Ma vogliamo segnalare innanzitutto il fatto che oggi ci sono dei lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal piano antiallagamento di circa 36 mila euro, di cui non conosciamo bene la ragione e soprattutto la funzione. Ci chiediamo perché quest'ulteriore esecuzione di lavori rispetto a quelli già previsti, a cosa servono, se siano realmente utili rispetto invece al completamento dei lavori, cioè al di K15 collegamento del TK15 con i lavori di allagamento per scongiurare finalmente in maniera definitiva l'allagamento di questa zona che ormai sembra una storia infinita. Chiediamo all'amministrazione alcune risposte che in realtà chiediamo da tempo non sono mai state fornite e ci chiediamo se i lavori eseguiti siano veramente utili o sia un altro sperpro di denaro che purtroppo la prossima pioggia non risolverà il problema in maniera definitiva. Vogliamo ricordare che l'amministrazione la, guida al Borremasco ha lasciato un cantiere con 2 milioni di euro. Poi questo cantiere è è stato collaborato, ma a distanza di qualche mese la via Marconi continua a allagarsi, la via dei Petruzzi continua a allagarsi con danni enormi alle attività economiche e produttive della zona. Adesso durante l'ultima pioggia abbiamo saputo per, uh, dal comune che eh, via Marconi si è allagata perché i tombini sono diventati affluenti del Bardet, cosa molto strana perché a noi risulta che il Bardet tramite le proprie droghe ha scaricato al fiume, quindi un nuovo inquinamento. Da giugno 2016 un comunicato stampa del comune annunciavano il completamento del lavoro del DK15. Ad oggi il DK15 è stato fatto, è stato progettato. A che punto sono? Ci chiediamo. Quindi, le domande sono due: questo lavoro è stato collaborato, perché non funziona? Bisogna tornarci sopra. È una domanda al Sindaco, ma il Comune di Pescata ce l'ha l'assessore all'ambiente, sì o no? Novità per le ZTL a Lanciano: e tra novità e entrata in vigore, difficoltà e dubbi per tanti automobilisti. Vediamo. ZTL, attenzione, si cambia. Semafori spenti a Lanciano all'ingresso dei quartieri storici Borgo e Lanciano Vecchio, automobilisti disorientati dalla novità delle ultime ore. C'è infatti chi ci ripensa non volendo rischiare di beccare una multa che probabilmente non sarebbe la prima. C'è chi invece entra spedito come sempre. Che succede? L'assessorato alla mobilità ha deciso di rimuovere i segnali luminosi poiché non contemplati dal codice della strada, lasciando solo i cartelli della segnaletica verticale. Perché i lancianesi, dicono dall'amministrazione comunale, hanno finalmente capito come funzionano le due zone a traffico limitato? A Lanciano, dice in particolare l'assessore Francesca Caporale, si registra una riduzione del 90% nei divieti di accesso alle ZTL di Borgo e Lanciano Vecchio. Da una media di circa 150-200 infrazioni al giorno nel primo periodo di vigore della ZTL, si è registrata una media di circa 15-20 infrazioni al giorno nell'ultimo mese di gennaio. Ma la scomparsa dei semafori non sarà l'unica novità. A fine marzo, dal 27 per la precisione, entrerà in vigore il nuovo regolamento e stavolta sarà quello definitivo. Per saperne di più, anche in merito ai permessi temporanei di accesso, si terranno degli incontri illustrativi tutti i martedì pomeriggio di marzo alla Casa di Conversazione. Nel frattempo, a Civitanova e Sacca, i residenti si riuniscono in assemblea per scongiurare l'avvio della zona traffico limitato nei loro quartieri. Si chiama Sport per la vita ed è una manifestazione che raccoglie tantissimi, migliaia di appassionati. Domani in programma torna a Rosetto degli Abruzzi. Vediamo. Torna Roseto degli Abruzzi l'evento Sport per la vita, l'appuntamento con il 32 Gran Galà Internazionale di Pattinaggio Spettacolo in programma sabato 25 febbraio alle 20.30 al Palamaggetti di Roseto. Eh, qual è il programma di quest'anno? Programma come sempre tutti i campioni del mondo di pattinaggio artistico delle varie specialità. poi Ci teniamo a sottolineare che hanno aderito al numero di apertura della manifestazione dedicato all'Abruzzo ferito tutte le società di pattinaggio artistico dell'Abruzzo. Dell C'è poi l'ospite d'onore Piero Mazzocchetti e la Rosa d'Argento Sport e Cultura per la Vita quest'anno è stata attribuita all'associazione Amicacci di Giulia 9 per la sezione Amicuccioli. Parteciperà anche un abruzzese doc eh, che è Deborah Sbei. Deborah Sbei, sì, pluricampionessa del mondo che come sempre ci onora della sua presenza. Un evento che coniuga sport e solidarietà, quella solidarietà che ha caratterizzato la città di Roseto degli Abruzzi, facendola diventare veramente un esempio per l'intera regione. Per noi è importante ospitare questa rassegna per la 32esima volta, quindi siamo la 32esima edizione, quindi non possiamo che essere orgogliosi ed essere vicini a chi fa della solidarietà il proprio motivo diciamo, di vita di questa, di questa associazione, perché noi non scordiamo. Che tutto l'incasso verrà devoluto sia alla Lega per la fibrosicistica che all'Unital si abruzzo. Ed ora lo sport, il Pescara oggi doppia seduta di allenamento. Domenica contro il Chievo, Zeman sembra essere in, intenzionato a confermare tutta quella che era la squadra che ha battuto il Genova, ma intanto oggi una sorpresa perché sono stati raggiunti: il tecnico è stato raggiunto da una troupe delle Iene. Vediamo. Zdenek Zeman potrebbe far ricorso al vecchio adagio calcistico, squadra che vince e non si tocca. In effetti il tecnico Boemo, dalle indicazioni che si desumano dalle ultime sedute di allenamento, sembra intenzionato a confermare la squadra che ha sconfitto nettamente il Genoa domenica scorsa all'Adriatico Cornacchia in quella che è stata la prima vittoria sul campo in campionato del Delfino. Oggi i Biancazzurri hanno sostenuto la seconda doppia seduta settimanale dopo quella di mercoledì. Nel pomeriggio in particolare, Zeman ha fatto disputare una partita a campo ridotto. Da una parte la formazione dei titolari con Zampano, Stendardo, Coda e Biraghi in difesa, Memusciai, Bruno e Verre a centrocampo e tridente offensivo Benali, Cerri Caprari. Sul fronte opposto Vittorini, Bovo, Fornasier e Crescenzi in difesa, Montari, Brugman e Milicevic in mezzo, Pepe, Castanos e Mitriza in avanti, con l'aggiunta di Cubas da una parte e Muric dall'altra. Anche oggi al Poggio diversi tifosi hanno assistito alla seduta. A dare ulteriore colore alla giornata di allenamento. Anche la visita a sorpresa delle Iene che hanno intervistato Zeman, il cui ritorno su una panchina di serie A continua ad avere una vasta eco, amplificata dal 5 a 0 del debutto. Tornando ai prossimi impegni, c'è grande curiosità per la gara di domenica al Bente Godi di Verona contro il Chievo per capire se il Pescara del nuovo corso del Boemo ha la forza e l'entusiasmo per lanciare una comunque difficilissima rincorsa salvezza o meno. Con il Chievo, il Pescara ha bisogno di fare il risultato e ci proverà, avendo nelle gambe una settimana intera con Zeman che ha lavorato. Sulla parte atletica, ma anche per inculcare i suoi primi concetti di gioco. Sul fronte veneto il Chievo non ha problemi di classifica, essendo in una posizione centrale di assoluta tranquillità. Ma due giorni fa ha battuto a domicilio il Sassuolo e, dopo il KO interno con Napoli, non vorrà chiudere in bianco il doppio turno. Casalingo mancherà Pellissier, mentre Cesar è in dubbio per un attacco influenzale. Anche se nelle ultime due gare il tecnico Maran gli ha preferito i vari Spolli, Dainelli e Gamberini. In attacco dovrebbe toccare Alex inglese. Sostenuto da Castro e Birsa, ma dopo il gol a Napoli anche Meggionini rivendica una maglia da titolare. Tra Chievo e Pescara un solo precedente in Serie A in terra scaligera. Risale al 31 ottobre 2012 con vittoria a Clivenze per 2-0. Reti nell'ultimo quarto d'ora di Luciano Surigore e Stoian. Ora scendiamo in Lega Pro e sentiamo le dichiarazioni del tecnico Golotti. Noi sappiamo che non abbiamo fatto niente, cioè ripartiamo dalla prossima, da alcune certezze, perché tornare a vedere alcune cose positive le abbiamo fatte, però con i piedi ben salti per terra, perché sappiamo che abbiamo adesso un'altra partita difficilissima contro una squadra costruita per... Estalli e sta lì, di conseguenza sarà una partita molto, ma molto difficile. Ma io sono abbastanza tranquillo, perché ho visto i ragazzi... Motivati e andiamo a giocarci la nostra partita. Ma indubbiamente i cinque difensori ci danno, ma penso che se, eh, in qualsiasi squadra eh, danno un, un assetto e una, e una copertura. In questo momento avevamo bisogno, come ho detto, un pochettino più di tranquillità: nel senso che già rischiare molto di meno significa in questo momento affrontare le partite eh, con uno spirito diverso. Vediamo, vediamo. L'altro giorno è andata bene, adesso abbiamo un avversario che gioca in maniera completamente diversa. Perché affronteremo una squadra che gioca con i tre difensori, un po' come abbiamo giocato noi la partita con il Pordenone, e di conseguenza dovremo prendere le contromisure. Quel sorriso che speravi di vedere dopo mercoledì lo hai visto? No, vabbè, che c'entra. Il sorriso è una, una serenità che, deve, che fa parte un pochettino del lavoro, perché torna a ripetere: alla fine sono dei professionisti che lavorano e che non avevano ottenuto quello per cui avevano sudato, perché non è che prima non avevano sudato assolutamente, di conseguenza sono contento per loro. Sì, ho visto le facce più convinte, decise, contente perché, perché torna è una dimostrazione che, che ci possono stare. Le delusioni che avevano avuto pesano, di conseguenza è normale che affrontare un allenamento un dopopartita con una vittoria è sempre una cosa positiva. Ma no, Sansovini è una questione precauzionale, Sansovini ha, ha, ha i suoi annetti, ha giocato una partita dietro l'altra, mi serve e di conseguenza non ha importanza che quando si allena deve allenarsi. Vale per lui, ma valgono anche per tutti gli altri. Cioè, se uno viene a fare allenamento e non può fare determinate cose, è meglio che non le faccia. Gli diamo un giorno di riposo in più, e poi, quando domani mattina verrà in campo, sarà sicuramente meglio. È tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Grazie per essere stati con noi.